senso di tutto quanto, di queste prove libere di videocurriculum, è come presentarsi con il mezzo che conosciamo ormai molto meglio. Certo, stasera, e io ne faccio parte, abbiamo più generazioni, non siamo tutti, come si suol dire, figli della televisione, però ormai proprio sì, e in ogni caso il mezzo visivo, cioè presentarsi anche quando ci vediamo, è spesso il modo migliore. Con questa filosofia è nato Prove Libere di videocurriculum, come presentarsi in pochi secondi. Vi spiego che ci sono tre categorie, abbiamo una categoria MMS, MMS potrebbe essere quasi, io vivo a Massa Carrara, che potrebbe essere una provincia della Toscana, però in realtà MMS è una di queste sigle per spiegare come riusciamo a comunicare con il videotelefono. Però prima sentiamo anche i videocurriculum più creativi, e la prima categoria con cui cominciamo è professional, professionale. Hi, I'm Francesco Sogaro. I'm 25 and I live in Pordenone. I'm majoring in multimedia technologies. Je vis en France et je parle aussi français. Hobby? Videomaker. Specializzazione marketing. Ho fatto una tesi relativa alla pubblicità su internet. Abbiamo un'altra sezione, un altro segmento, un'altra divisione per i vari videocurriculum di stasera. Arriviamo ai creativi. Molta voglia di lavorare, assurdi. Mi chiamo Maria Rossi, ho poco più di 20 anni e sono laureata a pieni voti in scienze della comunicazione. Dopo una veloce esperienza nell'ambito della formazione come tutor di allievi in età prescolare, ho collaborato in qualità di customer assistant con un noto marchio della moda internazionale. Questo qua è il mio video curriculum. Vorrei diventare da grande una dirigente in un'azienda molto importante, però penso di voler fare anche l'igienista dentale. Anzi, credo proprio che farò l'igienista dentale. Mostrare se stessi, qual è la prima forma comunicativa che noi diamo di noi stessi? Qual è, professor Besa? Qual è? Che... La prima forma comunicativa. La cravatta. No, voglio dire, qual è il primo... Le tette. No, sei una donna. La prima cosa che noi dobbiamo imparare quindi è la gestione del nostro corpo, perché noi ci mostriamo fisicamente così come siamo. Utilizzando la propria fisicità in maniera più o meno simile a questa, darebbe subito affidabilità, subito senso di professionalità. Espletazione sacrale, questo viene dato dalla espletazione sacrale, la prosopopea. Espletazione toragica dalla sicumera, eccolo qui, uno, così si deve porre. La pompa magna viene data dall'inclinazione scapolare, eccolo qui. Se voi vi ponete così di fronte alla videocamera, innalzamento mandibolare, eccolo qui, il vincente, il candidato vincente in grado di sbaragliare qualsiasi avversario. Arriviamo ai MMS. Bravo tecnico De Luzzi, segue anche Vasco Rossi e... Mi sto laureando in consulente del lavoro, sono diplomato in lingue, se qualcuno trova questo video vi prego datelo a qualcuno. Dov'è? Aiutatemi a trovarlo. Sono Marco Zannino e quello sulla mia schiena non lo conosco. Ho
oltre a questa tecnica Shaolin so anche fare il fonico e sono laureando in filosofia. Puoi votare me se vuoi. Che la forza Shaolin sia anche con voi. Besame mucho. Amor. Parliamo di creativi e abbiamo un'altra piccola selezione di filmati veramente creativi. Grazie. Sei molto bravo, mi piace come te muovi, mi buchi al video, mi fai un video curriculum bucato tu, bravo, però non stiamo a fare a pasta, al mercato del pesce, mi devi essere preciso, capito? Allora Ramiro, vuoi dire che genere di musica leggera ti spara in cuffia a tutto volume? Non ci credere, non ho le cuffie. Ma che stop! Ma devi di rock! Ma devi di rock! Mi fai domande sulle cuffie. Ma che cuffie? Tu mi devi rispondere, Rock. Come hai annunciato, come hai detto prima, siamo arrivati alla parte clou della serata. Sono stati selezionati tre filmati dei video curriculum 2008. Lo spazio è vuoto, l'architettura è vuota. Sono vuoto! L'architettura è il negativo del pieno! Abbiamo raggiunto il secondo anno, ci auguriamo che continui. Un ringraziamento a tutti e veramente con entusiasmo a tutti coloro che si sono cimentati. Bravi, bravissimi, coraggiosi. Valentina Roberta Zambelli. Salve a tutti e benvenuti alla telepromozione di Messa Samedesima. A soli 99 euro potete ricevere a casa una copia di Valentina Zambelli solo per voi. Chiamate il numero di sovrimpressione. Valentina, lascia Lodi il 6 settembre del 1982. Il primo premio a Laura Cirincione. Good luck. That's a thing. Thanks.